Salve a tutti dall'Orto di Tex, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete gli ultimi aggiornamenti attivate la campanella in basso a destra. Oggi andiamo a mettere le zucchine romanesche e l'alberello di sarzana. Le alberelle di sarzana vengono più chiare e lisce, invece quelle romanesche vengono un verde più scuro e a stellina, diciamo. Ora vi faccio vedere come si fa. Ho pienato i vasetti, quelli da 10, io li pieno sempre fino al lascio un centimetro, perché almeno per annaffiare mi rimane meglio. Al centro io do una smossa così e poi ci vado a mettere il seme. Ecco. Anche più o meno un centimetro, mezzo centimetro, e sistemo. E vado avanti sempre a ricoprire con lo stesso terreno, con il nostro attrezzino, una leggera accostata. Mi raccomando, non pressate ma accostate, altrimenti l'acqua non filtra bene. Poi con il nostro stallatico pellettato trinciato da me, una spolveratina di concime per aiutare la germinazione del seme. Mi raccomando, non troppo, altrimenti invece di fare bene facciamo peggio. E ve lo dico per esperienza personale. E poi con il nostro nebulizzatore annaffiamo. Sempre fino a quando sotto dai buchetti non gocciolerà l'acqua. Quando goccia l'acqua da sotto siamo sicuri che il terreno è tutto mollo. Eccola! Così un'ottima annaffiatura. Messe le zucchine. Buongiorno a tutti dall'Orto di Tex. Oggi andiamo a piantare zucche, cetrioli, zucchine da fiori e roba varia. Iniziamo con il concio. E si fatica. Spettacolo, eh? Qui era ben fare la casca. Uno. Due. E un pochino. Che fanno in alto, ragazzi, ce ne sono nove. Sì. La mia, madonna, pieno, sì. E sotto ce n'è quello, guarda. E qua su non arriva, ce n'è. Vai!
Due la foglia pilota, eccola. Bella tenera. Vasetto. Così e così. Dentro sta. Sono andati a dormire a Belgio.